Torna la Naples Shipping Week, la settimana internazionale dedicata allo shipping e alla cultura del mare. L'appuntamento è dal 26 settembre al 1 ottobre. Una vetrina importante per la città, come ci spiegano il sindaco Gaetano Manfredi e l'assessore all'ambiente e al mare della sua giunta, Paolo Mancuso. Il porto di Napoli è una grandissima risorsa, una grandissima infrastruttura per la città e per il paese. Oggi acquisisce un ruolo ancora più importante perché la guerra d'est rilancia le rotte mediterranee, la centralità del Mediterraneo come nuovo luogo di scambi e di anche approvvigionamento energetico da parte dell'Italia, quindi oggi più che mai è importante investire sul porto, ma soprattutto fare in modo che il porto acquisti ancora maggiore competitività. Questa iniziativa mira a portare a Napoli una straordinaria qualità di operatori del settore e significa per la città la possibilità di rilanciare non solo la propria immagine, ma una iniziativa di coinvolgimento, di sviluppo del settore del portuale, ma soprattutto per la città significa una grande comunicazione mondiale della rilevanza che sta assumendo Napoli. Il segretario generale dell'autorità portuale dei porti di Napoli e Salerno, Giuseppe Grimaldi, ci illustra i progetti in cantiere per lo scalo marittimo partenopeo. Noi ci accingiamo nel brevissimo tempo a dare in appalto i progetti finanziati col fondo complementare, dove ricordo che ci sta l'adeguamento della diga Duca d'Aosta, un importo importante di 150 milioni di euro. Abbiamo l'elettrificazione delle banchine, sia a Napoli che a Salerno, e quindi stiamo andando in questa direzione. La settimana offrirà alla città un calendario di 40 eventi per gli operatori del settore. Attesi ospiti importanti, come annuncia Umberto Masucci, presidente del Propeller Club Port of Naples, tra gli organizzatori dell'evento. Viene il numero uno della situazione marittima mondiale, il coreano Lim, che è segretario generale dell'AIMO, l'Agenzia delle Nazioni Unite per il Mare, e viene il numero uno europeo delle istituzioni marittime, che è la croata Maja Markovic, che è Executive Director dell'EMSA, l'Agenzia Marittima Europea.